Sei pronto per scoprire insieme a me una piccolissima porzione del multiverso a cui, per ovvie ragioni d'ordine, viene attribuita una numerazione specifica. L'universo in cui si svolge la maggior parte delle storie dei comics Marvel si chiama Terra Prime, ovvero la principale realtà del multiverso Marvel. Recentemente è arrivata la conferma che nell'MCU la realtà che abbiamo conosciuto fino ad ora, vale a dire dal punto di vista cinematografico, dal primo Iron Man fino ad Endgame, Far From Home, eccetera, sarà identificata come Terra 616. E questo cambia ogni cosa, ragazzi. Io sono Lights, The Channel. Prima di iniziare, ho una fantastica sorpresa da mostrarvi. Oh sì. Non avevo mai visto una così ampia varietà di capi d'abbigliamento Marvel e DC in un solo posto. E parlo delle felpe ispirate alle tute quantiche viste in Avengers Endgame. Poi ci sono felpe Stark con il reattore Arc di Miles Morales, bellissime di Spider-Man, del Cap America di Cap Marvel, di Thor Venom, c'è l'Iron Spider, Deadpool, The Flash, Arrow, Batman. Un'infinità di articoli di tutte le taglie, tutte, non c'è che da scegliere. Dalla taglia dell'Amazing Spider-Man di Garfield al Thor di Chris Hemsworth. Ricorda che acquistando dal link in descrizione potrai sostenere il canale. Così quando te ne andrai in giro con la felpa bianco-rossa di Endgame, potrai dire ai tuoi homies, la vuoi? E passa dalla X. The Channel! Usa il codice sconto GAME e ottieni il 5% di sconto. Se invece sei Black Panther e la tua spesa va oltre i $99 wakandiani, immetti il codice GAMES per ottenere il fantastico sconto del 10%. E ricorda, non sono fatte con le nanoparticelle, ma mizzica se spaccano. Deadpool! A quanto pare, ragazzi, questa è la realtà in cui le partnered iniziano ad arrivare prima dei 20.000 iscritti. Bene. Terra 616 è soltanto una delle infinite terre che compongono lo sconfinato universo dei Marvel Comics. Ora però, per il grande schermo, Far From Home sta preparando il terreno per l'incursione di altre realtà sulla dimensione che i nostri eroi chiamano casa. Il primo contatto, al di fuori di Endgame, lo abbiamo con Quentin Beck, che arriva carico di menzogne dalla Terra 833. L'ingenuità del signorino Peter Parker lo fa letteralmente sbavare dentro quella sua boccia per pesci, e la sua natura essere calcolatore, miserabile, mediocre, bugiardo. Soltanto chi ha già letto i comics e avrà già visto la clip promozionale illustrativa di Mysterio, che dichiara serenamente che in realtà nel suo universo non c'è nessuno come Peter, si sarà già accorto che si tratta di una cazzata imperiale. Nell'universo 833 abbiamo Spider-Man UK, la versione di Peter Parker inglese, William Braddock. Adesso, come mi ricordo, avete lasciato centinaia di commenti con scritto UK, quindi è un video che vi devo, questo di Braddock. Lo farò giurin giurello tararò. Il costume della Terra 833 non c'è nuovo, era già spuntato fuori da qualche parte tra le decine di articoli di merchandise lanciati recentemente dal film Spider-Man Far From Home. Il fatto confermerebbe le mie teorie sulla bugiardaggine di Mysterio e, come no, anche lo Spider-Verse. Ma per quale motivo trasferirsi, emigrare dal proprio universo 833? Il mistero che si cela dietro alle contraddizioni del signor Quentin Beck potrebbero essere ricollegabili a Thanos? Al Thanos dell'universo 833? Voi ve le ricordate? Siete andati al cinema a vedere Endgame, certo, sì. Ve le ricordate le eloquenti parole del Titano nell'ultima battaglia di Avengers Endgame? Io adesso parola per parola non la ricordo la frase, e non avevo poi tanta voglia né tempo di andarmele a cercare, però sono state tipo: mi avete scassato i ora non mi accontento più del Guan Thanos, perché dovete considerare che quel Thanos del 2014, che era nel 2023, il Guan Thanos non l'aveva ancora schioccato. Mi ricordo invece che aveva accennato qualcosa sul fottersi tutto l'universo. Ecco, per creare uno nuovo. Ora, si sa, è sicuro, che nella Terra 833, la Terra di Mysterio, Thanos vinse, perché lui vince in tutte, lui vince tutto, su 14 milioni, lui è il fottuto Titano, il 99,9999 lo vince lui, ecco. E qui arriva la botta. Musica Illumigatti!
E se dopo aver vinto su Terra 833 gli è partito l'embolo, come il Thanos del 2014, provocando così la distruzione di quella realtà? A quel punto Quentin Beck, non si sa come, non si sa quando, si è diretto su Terra 616. Si sa che la realtà 616 e la 833 sono fisicamente simili. Secret Wars? Stiamo arrivando. È tutto per oggi. Ricordati che portiamo sempre del contenuto multidimensionale sul canale, quindi se non ti sei ancora iscritto, questo è il momento giusto per farlo. Non perdere nessun video. Abilita le notifiche di YouTube cliccando sulla campanella. Io sono Likes. A presto.